Faccio vedere Silvia De Santis. Stiamo costruendo 8 unità abitative. Questi sono i lavori di ultimazione. Sono rimasti i cancelli esterni, i giardini. Giovanni è un costruttore. Dopo il lockdown il lavoro è lentamente ripreso, ma durante i mesi difficili della pandemia ha scelto di sospendere il pagamento delle rate della rottamazione ter, cui aveva aderito nel 2019 per saldare i debiti contratti con lo Stato senza sanzioni e interessi. Questa è una rottamazione sui 4.000 euro all'incirca. Le rate sono 18, ne ho pagate 3 e poi c'è il Covid che le ha fermate. Eh sì, perché il decreto rilancio ha permesso a chi era in regola con i versamenti del 2019 di congelare le rate dovute tra marzo e novembre. Ma l'ora X si avvicina, tutti gli arretrati dovranno essere saldati integralmente entro il 10 dicembre. Luca, a dicembre dovrei pagare tra i 600 e 700 euro. Sarà una scadenza perentoria e bisogna anche stare attenti perché non sono previsti i 5 giorni soliti di tolleranza. E per chi non dovesse riuscire a pagare tutte le rate saltate in tempo? Verranno totalmente persi i benefici della rottamazione. L'intero debito ritornerà a ruolo e l'unica soluzione sarà quello di procedere con una rateizzazione. Però avremo di nuovo tutti gli interessi. C'è stato il mare calmo, diciamo, adesso arriva la tempesta. Professoressa.